Mi dispiace parlare così di Vendola, perché all'inizio l'avevo appoggiato ed è stato eletto anche per sbaglio mio, cazzo. Ve lo dico, vi chiedo scusa, ma c'erano due candidati, c'era lui e un altro con dietro Caltagirone per comprarsi il vostro acquedotto. E allora io gli avevo fatto conoscere il presidente dell'acquedotto, una persona straordinaria che si chiama Riccardo Petrella, il fondatore del movimento dell'acqua mondiale, un professore belga. È venuto, ha dato le dimissioni perché è rimasto un SPA e sapeva benissimo che tutti i discorsi, ma se rimane un SPA non contano più niente i discorsi. E allora è andato via lui e ci hanno messo uno di Genova, a capo dell'acquedotto più grande d'Europa, 7.000 dipendenti, con l'acqua che non è vostra, l'acqua è della Basilicata, hai capito? Bene, signori, ci hanno messo uno di Genova, un amministratore straordinario, uno che lavorava dentro una multinazionale, un piccolo ramo, l'hanno spacciato per amministratore delegato di multinazionale, lavorava dentro la multinazionale, in un piccolo settore di lumini da cimitero, lumini faceva, ecco perché ci ha messo un luminare secondo loro, capito? Ma non vi racconto delle palle. Allora che cosa dobbiamo pensare? Questa gente che adesso si accorge che siamo pieni di lebbri, siamo col culo per terra, hanno paura di questi qui, hanno paura di voi, questi sono voi, siete voi questi qui, non c'è nessuna cosa, hanno paura, si rendono conto, ah, e la Lega è stata fatta fuori, perché si doveva farlo 10 anni fa, perché campava su cose che non si capiva un cazzo, la Padania che confinava con Paperopoli, ma allora, ma cosa... Invece è stata fatta fuori perché era l'unico partito contro questo governo. Si fanno fuori come nel film Le Iene, che alla fine si sparano tra di loro. Il prossimo sarà Di Pietro e il prossimo siamo noi. Ma con noi si attaccano ai coglioni perché noi i rimborsi... Fermi, fermi. Allora c'è, in questo momento c'è questi qui che si accorgono dei rimborsi elettorali che vanno in Tanzania, oppure vanno alla segretaria della moglie o a finanziare i trota, i girini e i dentici. Allora, l'associazione medici, chirurghi dell'Emilia Romagna avevano fatto una lettera alla provincia e al comune dell'Emilia Romagna di non fare inceneritori perché fanno morire tutti i medici dell'Emilia Romagna. Bersanetto, Bersani, quando il ministro dell'industria chiamò Mastella, ministro degli interni, dicendo fai qualcosa, intervieni, perché questi medici non devono intrigarsi sulla nostra industria, fai qualcosa contro i medici. Questi sono qui. E Bersani ha detto, allora sì, bisogna controllare i rimborsi elettorali, rimborsi poi li chiamano, pezzi, la neolingua orwelliana. Investimenti dava nell'occhio, ma rimborsi si vede che ho speso qualcosa, me lo devi dare indietro. Si sono spartiti un miliardo di euro e poi vai a controllare i boss e fanno gli scontrini. Un miliardo di euro, 500 il PD, 400 il PDL. Allora l'OSI hanno soldi scudati. Scudati, la sinistra che poteva far cadere il governo Berlusconi sullo scudo fiscale, non sono andati a votare in massa tutti ed è passato lo scudo fiscale perché? Perché loro avevano gli stessi soldi in Svizzera come tutti gli altri. E adesso in questa città ho visto i manifesti, queste facce da culo che sorridono, cosa c'hanno da ridere? Dove sono finti? Fermi, sono finti! Finti, sono finti, movimenti finti, tutto finto, dietro ci sono sempre i partiti, è tutto finto, lo fanno per tirare dentro vuoti e toglierli agli altri, hanno già patteggiato chi deve andare in comune, ci prendono per il culo. Noi come Movimento 5 Stelle avevamo diritto a un rimborso elettorale di 1.700.000 euro, facevano comodo, cazzo, guardate come siete ridotti, porca puttana, non li abbiamo presi, non adesso, 2 anni fa, i consiglieri che sono stati eletti,
regionale in Piemonte, in Emilia Romagna. Non ha fatto come il Trota, 12.000 euro al mese. Si sono autoridotti lo stipendio dell'80%, 2.500 euro al mese. Ogni sei mesi danno la delega indietro ai cittadini, se hanno fatto bene li confermano, se hanno fatto male vanno a casa. E questa è un'idea semplice. Togli i soldi, togli la carriera. Se qualcuno di voi ha in mente di fare carriera, è finita. No, andate via subito. Se qualcuno di voi pensa di fare soldi, non ce ne sono. Anche se vai dentro, non ce n'è. Io ti vedo con quella... Tu sembri il tesoriere della Lega, stai attento. Non ce n'è. Però succede una bellissima cosa. Succede una bellissima cosa. Quando togli i soldi dalla politica, la politica... respira, rinasce, allora pensi a questa città, come potrebbe essere la mobilità, l'elettrificazione del traffico, cioè pensi alle case passive, pensi a come usare l'energia che producete qua. È stata fatta una legge alla cazzo, poi Romano ci ha messo una pezza, adesso mettono un'altra pezza e la rovinano. La legge era quella dell'energia, con i chip sec, con i nostri soldi. Di finanziare il VAT, tu lo pagavi 0,18 e lo vendevi a 0,40, il triplo, il doppio. È chiaro che è stato un mercato drogato, sono arrivate le multinazionali in Puglia. Non vi è rimasta una lira dell'energia che producete qua e fate pannelli fotovoltaici sui campi agricoli, siete pazzi! L'agricoltura sarà il futuro di questo paese! Allora noi adesso siamo col culo per terra e lo saremo sempre di più. Non potremo più, non possiamo fare come la Grecia. I bambini non hanno più il cibo agli asili. Si sono suicidati in 1.700 in 2 anni. Perché? Hanno seguito il Fondo Monetario, il VTO, la Banca Centrale, come stiamo facendo noi. Con questo rigor mortis che va in Cina a presentarci, ci trattano come delle puttane, delle puttanelle, ci presentano i cinesi nuovi, i nostri magnaccia, vengono qui a far la spesa, lo Stato sociale in vendita. Io ci sono nato nello Stato sociale, non ho combattuto, non lo so, ci sono nato con la scuola pubblica, la sanità pubblica, l'acqua pubblica, ci sono nato, ma so benissimo che mio padre, mio nonno, hanno fatto battaglie di 100 anni per avere queste cose qua. E questi scribacchini ragionieri del cazzo lo fanno con una disinvoltura. Una disinvoltura. L'acqua, le carceri. Seguiamo un modello che ormai non porta più da nessuna parte. La crescita non porta posti di lavoro. È la produttività. Si produce sempre con meno persone, più macchinari, più tecnologia. Toglie questo crescere, questo PIL non ha più senso, è un sistema che crolla. Le banche stampano carta, aumentano il debito. Gli Stati Uniti si sono messi dentro 5.400 miliardi di dollari di carta. Hanno aumentato il debito sforando il debito massimo della loro Costituzione. Ma loro sono l'esercito più forte del mondo. Che cazzo gliene frega avere i debiti? Un giorno di lana non ti do più niente, vagli a prendere. Allora noi invece la BCE, con i nostri soldi della BCE, la BCE dà 130 miliardi alle nostre banche, le quali pagano il prestito all'1%, comprano bot al 6%. E non c'è più una lira per la piccola e media impresa. Andate in banca in questo momento, anche in questa meravigliosa città. Entrate, chiedete un fido, chiedete un prestito, non ve lo danno, non c'è più niente, perché le banche sono fallite, sono SPA che nel bilancio hanno merda, hanno comprato, bisogna che mi calmi, sai che mi viene un infarto, hanno comprato, hanno dentro al bilancio azioni, per esempio della Fiat, comprate a 24 euro, ad azione, e dato che hanno un manager straordinario come Minchione, è un manager che ha portato via
ha portato via in 5 anni 230 milioni di euro tra stipendi, bonus e stock option, 230 milioni in 5 anni. E ha fatto, quando ha preso l'azienda, un'azione Fiat valeva 24 euro, adesso vale 4 euro. È il mondo al contrario. I manager non possono guadagnare 1200 volte lo stipendio del loro impiegato, 1200 volte, quando hanno disintegrato la loro azienda, perché giocano al ribasso. Loro sono amministratori e giocano al ribasso, fanno inside trading, sanno le cose prima, fanno inside trading come la Polly Bortone, che faceva inside trading, sapeva le cose, le diceva al marito, la denunciavano, veniva assolta, è stata la più assolta d'Europa la Polly Bortone. Sai perché? Ma mi dicono bravo perché mi vogliono prendere per il culo, ci credono. La Polly Bortone è la verità, l'hanno assolta, perché la verità vera la vuoi sapere? Non ha mai detto al marito che c'era quel terreno da comprare, non l'ha mai fatto, ed è venuta fuori la verità, non l'ha mai fatto. Lei è una donna purtroppo che ha un problema, parla nel sonno, capisci? Allora mentre dormiva diceva c'è un terreno, una cosa, e il marito prendeva appunti, ecco. Ora noi dobbiamo cambiare la politica, l'economia, la finanza, sapere cosa deve diventare una banca che deve svolgere la sua attività di banca sul territorio, non comprare debiti e vendere debiti. Fine. Allora si nazionalizzano le banche, si rinazionalizzano le banche, fuori dai coglioni. Noi ci abbiamo perso la nostra sovranità, non ce n'è più. Quale articolo della Costituzione? Il popolo è sovrano, siamo delle merde, facciamo dei referendum da 25 milioni di persone, non succede niente, facciamo le leggi popolari, non succede niente, diciamo mandate via almeno i condannati in via definitiva dal Parlamento, quelli condannati 3 volte, cazzo, tieni quelli da 2, ma quelli da 3, niente, non, ce n'è uno che è stato condannato 4 volte, porca tro... Adesso è il momento, prima non c'era questo momento, non c'era questo momento, i partiti sono finiti e lo sanno, quindi vi do questo anticipo, secondo il mio pensiero, noi non andremo nel 2013 alle elezioni, non sono così coglioni, perché se andremo alle elezioni nel 2013, andassimo alle elezioni, non prenderebbero un voto, sono in discesa, mentre il nostro movimento è in salita, siamo la terza forza politica del paese adesso, senza giornali, senza televisione, senza niente. E allora, se ci saranno, noi resisteremo, Dio mio, devi farcela, fino. E allora noi non ci accontenteremo dell'8, il 10, il 12, noi andremo al governo perché prenderemo il 25, il 30%, e andiamo, comincio a crederci, e io sono convinto che tutti, quasi tutti, tranne qualcuno, siete molto più capaci di qualsiasi merda che abbiamo qua. Forse sono la prima volta, sono cittadini normali, c'è di tutto, un ingegnere, un architetto, un avvocato, uno spacciatore, c'è, per tenerci un po' sul morale. Allora, togliamo l'odio non deve essere sociale nostro, tra noi, basta. Non c'è verso, se tutti pagassimo le tasse e dessimo tutti questi soldi che non arrivano e li dessimo a questo governo qua, pensi che cambierebbero le cose? Allora io vi dico una cosa, io voglio la destinazione d'uso delle mie tasse. Io pago le tasse se tu mi dici prima che cosa ne fai. Perché? Ma è giusto o no? Un paese democratico è questo. Allora, se tu mi compri degli F-15 per bombardare all'Afghanistan, non ti do una lira! Se tu mi fai 4 inceneritori, ti attacchi all'uccello! Se tu prendi chip 6, i nostri soldi vanno qui a foraggiare il trasporto su gomma, vanno a foraggiare il petrolio, noi dobbiamo avere il coraggio di lasciarci il petrolio, questa civiltà fossile. Dobbiamo sognare, porca puttana, sognare, vero, non devi pensare il futuro, se no non c'è, lo devi pensare,